Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di Ascent and Rebound di George Lawrence Stones. Oggi non vi voglio parlare di tutto il libro, non vi voglio dire questo libro ha nella sezione 1 questo, nella sezione 2 questo, anche perché se no, se vi parlassi di tutto il libro staremmo qua un'ora e mezza, forse non basta. Come al solito vi voglio dare uno spunto di questo libro, una cosa che mi è piaciuta molto. Quindi oggi parleremo della prima parte del libro, proprio della prima pagina del primo esercizio. Appena si apre il libro c'è questa tipo pagina 4, mi sembra sia, e questa pagina ha un sacco di esercizi tutti uguali, sembra lo stick control. Sono tutti uguali, ma le diteggiature sono diverse. E la differenza sostanziale dallo stick control all'ascent rebound è che, come dice il titolo stesso, ascent rebound ha gli accenti, mentre lo stick control è privo di accenti. Quindi, in questa pagina 4, che cosa c'è scritto? C'è una riga di ottavi, alcuni accentati e alcuni no. E sotto una diteggiatura. La prima diteggiatura è singoli. Vi faccio sentire come suona la prima riga del libro. Questa è la prima riga, singoli battendo con la mano destra. Andando avanti, oggi non vi farò vedere tutta la pagina, ma mi soffermo sulle cose secondo me più importanti. Questo insieme di colpi, questi ottavi scritti con accenti e ghost, sono uguali per tutta la pagina. Noi abbiamo, mi sembra, 10. Vuoi dire? Perfetto, 12 righe con scritta la stessa identica cosa. C'è sempre scritto tac 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 tac. Però le diteggiature sono diverse. La prima è quella che vi ho appena fatto, cioè colpi singoli. La seconda, importantissimo, è sempre colpi singoli ma partendo di sinistra. Questa cosa di... Beh, prima ve la faccio. Vi dicevo, questa cosa di partire di sinistra è importantissima. Perché? Perché noi non siamo abituati a partire di sinistra. Questo è anche il perché la sinistra tante volte fa più fatica della destra. La nostra mano debole è... debole. Quindi per rafforzarla bisogna, è un po' strano da dire, però bisogna dargli responsabilità, soprattutto nella tecnica. Noi diamo maggiore responsabilità alla destra, cioè stiamo più attenti alla destra. Invece se partiamo con la sinistra deve praticamente comandare, è lei che parte e dobbiamo affidarci molto di più alla sinistra. So che sembra che stia dicendo delle cavolate, però provateci e vedrete che fare la stessa cosa partendo di destra o partendo di sinistra, quindi facendo l'esercizio completamente invertito, sarà diversissimo, sarà molto più difficile. Ora, dopo aver fatto le prime due, andiamo a metterle insieme così vi faccio vedere come fare una dopo l'altra. George Lawrence Stones ha scritto ogni esercizio con due finali, nel senso, finché si vuole sempre fare la stessa riga, facciamo le quattro battute che abbiamo fatto dell'esercizio e poi le ripetiamo. Però il problema qual è? Che nel momento in cui vogliamo passare all'esercizio sotto, tante diteggiature sono difficili da fare, oppure ci sono troppi colpi con una mano da fare, è difficile passare da un esercizio all'altro tante volte. Quindi, alla fine della riga c'è una battuta in più e ti dice l'ultima volta che fai questa riga al posto della quarta battuta fai la quinta battuta, nel senso al posto di fare il finale in un modo fallo in un altro. Comunque nel PDF che ci sarà vi spiegherò tutto e vi farò vedere queste due cose dei finali, che all'inizio sembra un po' strano, poi in realtà basta che anziché fare la quarta battuta l'ultima volta che suonate fate la quinta battuta, la quarta però ve la dimenticate e andate direttamente alla quinta. E in questa ultima battuta, cioè quella prima di passare alla riga dopo, che cosa succede? Praticamente l'esercizio è sempre lo stesso, però a un certo punto ci sarà una pausa in fondo che vi permetterà di cominciare la seconda riga, o comunque la riga sotto, molto più facilmente. Vi faccio sentire il primo e il secondo attaccato. Per quanto riguarda il terzo e il quarto, invece la cosa cambia, la diteggiatura è completamente diversa. Cioè non saranno più singoli ma saranno doppi. Accenti, non accenti, gliene frega niente. Bisognerà fare nel terzo, destra, destra, sinistra, sinistra, destra, destra, sinistra, sinistra. Nel quarto, sinistra, sinistra, destra, destra, sinistra, sinistra, destra, destra. Quindi saranno uguali ma partendo prima di destra poi di sinistra, come il primo e il secondo ma con i doppi colpi. Quindi terzo, ve lo faccio lento. Il quarto, stessa cosa partendo con la mano sinistra.
Quindi questi qua, i doppi colpi, sono un pochettino più difficili, fateli molto molto lenti all'inizio, mi raccomando, e soprattutto fatevi aiutare dalla Müller. Quando dovete fare il colpo, poi magari ne parleremo bene in un altro video di questo tipo di colpi, ma quando dovete fare ghost e poi accento, fatevi aiutare dalla Müller. Solo di polso è molto più difficile. Mi raccomando, questi qua fateli tanto come esercizio singolo, nel senso vi prendete l'esercizio 3 e ve lo fate continuamente. Magari partite piano e poi pian pianino andate sempre più veloce. Prima di metterli tutti insieme, fatene uno per volta, sempre. Quindi adesso facciamo 1, 2, 3, 4, come vi ho detto, la prima volta normale, la seconda volta con il finale diverso. E facciamo tutti gli esercizi attaccati, ogni esercizio solo due volte. In realtà George Lauren Stones dice di farlo almeno 20 volte, come quegli esercizi dello stick control. Tutto insieme, vamos! Ok, spero di essere andato più o meno a tempo. Voi al massimo fatelo su un metronomo, ve lo mettete, mi raccomando, all'inizio molto lento. Pensate bene ai movimenti, cercate di fare i colpi tutti uguali con qualsiasi di teggiatura. Penso di aver detto più o meno tutto, quindi il video può finire qui. Se avete qualsiasi dubbio scrivetemi qui sotto nei commenti, e se vi è piaciuto questo video, se vi è stato utile, mettete qui sotto mi piace. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale e andare a dare un'occhiata anche ai miei social. Noi ci vediamo... No! Raga, il PDF dovete scaricare, e se vi interessa comprate il libro 7 Rebound che vi linko qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!